chiedo di non intervenire e non applaudire durante le relazioni dei candidati, anche perché qui siamo qui per ascoltare, non per fare tifo. Tifo lo faremo il giorno 6 nella cabina elettorale. La prossima domanda, anzi, visto che avete poi la possibilità attraverso i fogliettini che trovate di fare delle domande, farvi spiegare, chiedere se siete in accordo con i candidati, fatelo con quello strumento. Nei fogliettini troverete anche una richiesta da parte del laboratorio della politica. Chi vuole avere informazioni su di noi, chi vuole seguire le nostre attività, lo può fare tramite quel piccolo foglio che troverete sulle sedie. La domanda che viene è, escludendo ADP e Centro Sportivo, di cui abbiamo già parlato, quali sono per voi le prime tre aree di intervento, cioè le priorità sui quali ci mettete la faccia? L'ordine di parola è Gherardi, Sereni, Muratori, Ravelli, Ogurusa, Sever, Antigliani. Io devo dire che di priorità faccio fatica a sceglierne una, perché ne ho veramente tante. Io parlando, andando in giro, sentendo, io ascolto tanti problemi, anche piccoli problemi, che però per chi me li presenta sono grossi problemi. Io credo che questi problemi qua, senza qualcuno, a costo zero, si possono risolvere con un po' di buona volontà. Per quel che riguarda la priorità, io in questo momento, comunque a parte i due argomenti di prima, io credo che la sicurezza sia veramente una cosa a cui tengo conto. E non sto parlando solo della sicurezza legata alla, adesso abbiamo assistito continuamente, assistiamo dei punti, è capitato anche persone che conosco, mia figlia, appunto in casa, non è solo quello, intendo dire sicurezza anche nelle strade, so di alcune strade dove la città è eccessiva, dove magari con dei dossi, con dei controlli di velocità, in pratica si controlla, quindi una situazione di difficoltà e critica. La sicurezza ovviamente nelle scuole, con la necessità di fare una manutenzione diciamo ordinaria programmata, sicurezza e anche per dire, stavo pensando anche come molto semplicemente, mi ricordo e non dimenticherò mai quel ragazzo che è stato investito dai vigili del fuoco per un incrocio che è veramente critico per la via di Agende e la via della Sirana, dove magari una rotonda potrebbe forse evitare situazioni di questo genere. Altra cosa che tengo molto è la difficoltà che io so per certo di molte persone che in questo momento si rivolgono alla Caritas, in questo caso in coperte difficoltà economiche. Io credo che c'è la possibilità, sicuramente agendo sul bilancio, sulla revisione del bilancio, di poter magari alla fine ottenere qualche cosa per queste persone. Io credo che sia l'IMU che la divisione IPA si possa, con opportune verifiche, ridurla, che credo che sia già qualche cosa per la popolazione. Penso anche ai plessi scolastici, l'ho già detto, che ha bisogno di questo controllo, di questo monitoraggio di quella che è il degrado di queste scuole. E quindi io penso che sulle piccole cose, che sono forse quelle che poi alla fine sembrano banali, ma che veramente la gente ne sente bisogno, perché tutti la pensano alla stessa maniera. Quando io parlo di Arese, penso sempre ad Arese, Città Giardino, molti come dire, torcono il naso quando si dice questo, è una città dormitorio, eccetera. Chiaramente mi sembra di quando ero in Cile, che si parlava dell'Italia e della bandiera italiana, e per noi era sacra. E arrivi in Italia, sembra che ci sia il disprezzo su queste cose. Ecco, Arese è una città giardino e tale è l'Italia. Allora, le priorità, vi sorprenderò nel senso che non sono priorità, se vogliamo, concrete, ma è molto di più. Nel senso, quello che serve, quello che deve fare l'amministrazione comunale è recuperare come prima cosa, il primo step, la fiducia dei cittadini. Nel senso che attualmente chiaramente c'è un senso profondo di sfiducia verso le istituzioni e sfortunatamente anche verso il comune. Di conseguenza il sindaco, l'amministrazione comunale, il primo suo compito, il primo dovere è questo. Questo si recupera in un modo molto semplice, con un
appunto quella necessaria competenza nella gestione di quelle che sono le pratiche amministrative e quella che è la gestione ordinaria del pubblico. Il nostro punto, il nostro, infatti, quello che è scritto, ripeto, nel nostro programma è anche quello della necessità di un intervento su tutti i regolamenti del comune, nel senso che in alcune aree, in alcuni temi necessita l'approvazione ex novo proprio di quelli che sono i regolamenti, ad esempio penso nell'ambito dei servizi sociali per l'erogazione dei famosi contributi, e questo è necessario e fondamentale per un semplice motivo, perché come vi dicevo all'inizio il problema del comune, non solo di Arese ma di tutti gli enti locali grazie al governo, comunque il Monte appoggiato da PDL, UDC, PD e tutti quanti tranne Lega, è quello di aver tolto risorse essenziali per la gestione del quotidiano. Quindi io vengo, infatti nella premessa avevo dimenticato un aspetto, ero prima di candidarmi in, come sindaco, membro del CDA di Serto, mi sono dimesso per evitare ogni tipo di dubbio, ogni tipo di incompatibilità e questioni varie. E quest'anno si riuscirà a far fronte a quelli che sono gli interventi nell'ambito del servizio sociale affidati a Serco grazie ai risparmi effettuati nel corso degli anni. A partire dagli anni prossimi ci sarà sui comuni che fanno parte di Serco un grosso problema di tenuta di copertura dei costi, e quindi a quel punto se ci si presenta senza una razionalizzazione dei costi da parte del comune di Arese e quindi senza sapere dove intervenire per evitare gli sprechi, a quel punto è evidente quello che accadrà, ossia si taglierà a casaccio togliendo dei servizi che ritengo e che sono essenziali per la comunità e che sono essenziali per il vivere civile di una comunità e del comune di Arese. Di conseguenza quello che è essenziale è anche questo, la volontà di adottare regolamenti diretti comunque a contenere il più possibile quelli che sono gli sprechi e determinare i temi e gli ambiti di intervento per evitare quello che è accaduto in passato, dove ad esempio parlo per quanto riguarda l'assegnazione delle palestre comunali, dove le associazioni sportive non sanno quali sono i criteri, non sanno quali sono i termini per una risposta, quali sono le modalità di scelta. Tutta questa discrezionalità funge e crea comunque una cattiva organizzazione del comune, anche delle persone, dei soggetti interessati, e anche uno spreco di risorse. Quindi un ulteriore passaggio è quello del contenimento degli sprechi. Poi abbiamo chiaramente gli interventi quelli più concreti, che sono sicuramente la gestione delle scuole, perché come dicevo l'altra sera, le scuole sono il luogo dove si formano i cittadini di domani, anche se qualcuno ha avuto qualche da ridire sul termine, intendo i cittadini di domani. Quindi non si può dare l'esempio di un tetto che perde acqua e che non è all'altezza dell'educazione. Le priorità. Le priorità potrebbero essere moltissime. Il problema sono i soldi. Il problema non è ciò che ci piacerebbe fare. Il problema è che cosa potremmo fare con queste condizioni di bilancio. Dispiace anche a me, devo dire, che non posso darvi tante belle notizie, perché mi piacerebbe anche a me recuperare il centro sportivo anche pagando, facendo la ristrutturazione, mi piacerebbe anche a me fare la biblioteca pubblica. Il problema è che noi abbiamo un vincolo di bilancio che prevede che se noi incassiamo 2 milioni e mezzo di oneri di urbanizzazione, quindi quando si discute anche zero cubatura, riusciamo a poter spendere soltanto 800.000 euro. Questi 800.000 euro, 700.000 vanno per le scuole. Le priorità, sicuramente la priorità per Arese in Testa, ve l'elenco prima che suoni il martingegno di Lunazzi, sono primo la riduzione fiscale, perché il problema qual è? Il problema è che se noi non abbiamo un progetto di razionalizzazione della spesa, delle entrate, delle spesa corrente, rischiamo di dover poi tutti i servizi e le opere farvele pagare con l'IMU o l'IP. Un altro punto fondamentale sono, come ho detto prima, le strutture scolastiche, anzi sarebbe bello fare anche un investimento a lungo termine, cioè non fare degli interventi straordinari diciamo di contenimento, ma fare un progetto a lungo termine dove addirittura si riuscisse a rendere il consumo energetico autonomo da parte di alcuni, non solo della scuola, ma di alcuni immobili del comune. E poi dei trasporti, perché noi qua siamo isolati, avremo bisogno anche dei collegamenti.
Queste sono le priorità che ogni cittadino vorrebbe, credo, almeno dal mio punto di vista. Poi l'innovazione, perché l'innovazione è fondamentale sia per la riduzione dei costi, sia perché dà la possibilità di ottenere nuovi servizi a costo quasi zero. Tutto questo è poco, perché si parla di razionalizzazione della spesa, però in questo momento di crisi la cosa più importante non è fare progetti faraonici. Io vorrei riprendermelo subito il centro sportivo, però se devo dare 650.000 euro e devo chiedere poi ai miei cittadini di tirarli fuori, inoltre dobbiamo pagare la ristrutturazione del centro sportivo, io ci penso un attimo prima di dire mi riprendo il centro sportivo, perché molte famiglie in questo momento non arrivano a fine mese, molte famiglie hanno problemi di pagare il mutuo. Vi ringrazio, salve. Dunque, le priorità, i famosi primi 100 giorni del nuovo sindaco. Beh, innanzitutto, secondo me è importante anche già definire le prime linee guida del piano di governo del territorio, con l'obiettivo di coinvolgere il più possibile la partecipazione diretta dei cittadini, delle associazioni e soprattutto poi delle forze che saranno presenti in Consiglio Comunale. La seconda priorità è quella di sviluppare il più possibile la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici in modo da affrontare il più possibile meglio le eventuali criticità che si possono venire poi con il nuovo anno scolastico. Per un ultimo esempio, ci sono stati in questi giorni di pioggia delle infiltrazioni di acqua piovana nello stabile di Viale Resegone, dove è la sede del forum delle associazioni. E poi della manutenzione la più accurata possibile programmata del verde e dell'arredo pubblico. Naturalmente bisogna anche tener conto di dare l'avvio anche alla manutenzione dei cimiteri e della costruzione dei nuovi loculi o sali che sono già previsti comunque nel vecchio bilancio comunale. Migliorare poi la mobilità è un problema secondo me molto sentito dalla popolazione, soprattutto per quello che riguarda i collegamenti con la stazione metro e con la Trenord, in modo da avere spostamenti veloci, comodi, aderenti proprio alle esigenze dei cittadini, dei lavoratori e degli studenti, ed a trovare anche il modo di avere delle tariffe che possano essere le più competitive possibile. Infine, valutare, questo lo dico così, proprio cominciare a valutare la possibilità di organizzare con il contributo proprio dei medici di medicina generale presenti in Arese, eventualmente la costruzione di una struttura sanitaria che convenzionata col Servizio Sanitario Nazionale, che sia di attività diagnostico strumentale di primo livello, associata anche a un piccolo reparto di radiologia convenzionale, associata anche a un piccolo centro di riabilitazione. Questo proprio per facilitare ai cittadini di evitare di spostarsi nei vari ospedali, di avere già un piccolo centro di primo livello, naturalmente, perché l'attacco, la risonanza chiaramente non è possibile fare, in modo che si possano riferire all'interno della città di Arese. Ha ragione Muratori quando parla di una capacità di spesa di 812.000 euro per il 2012. Quello che manca in questo ragionamento in realtà è che questa forbice, c'è una forbice sulla capacità di spesa che può andare da 812.000 euro a 1.850.000, in relazione a una cosa molto semplice. Noi lunedì abbiamo avuto una bozza di decreto del Ministero dell'Economia che ci ha declassati di fatto, non considerandoci un comune virtuoso. Gli uffici, la responsabile dell'ufficio si è mossa in questa direzione facendo presente che ci sono alcuni parametri, per esempio la capacità di riscossione dei tributi, per esempio il livello di esposizione finanziaria, per esempio l'equilibrio sugli oneri, sulla spesa primaria, che sono tutti al di sopra dei parametri richiesti. Quindi noi, prima di fare una valutazione di questo tipo, dobbiamo sapere che è possibile che la forbice di spesa, la capacità di spesa per il 2012 potrebbe essere 812 fino a 1.800.000. Tuttavia non sono molti soldi e per questa ragione io metto lì tre priorità, perché credo che quando ci sono pochi soldi la priorità non può che per un'amministrazione pubblica guardare le persone, non le cose, le persone. Da questo punto di vista io penso che la prima cosa in assoluto sia la manutenzione degli edifici scolastici e delle strutture sportive, non perché siano una priorità così, ma perché lì dentro ci sono i nostri ragazzi. Guardate che quello che è successo con la scossa di qualche tempo fa, che era una scossa a
300-250 km di distanza e a 30 km di profondità, che ha mosso i controsoffitti della scuola di Codinara, è stato un elemento di un segnale d'allarme molto preciso. Quindi io credo che quello in assoluto sia la priorità. Da questo punto di vista la previsione di spesa di circa 1,2 milioni nel biennio potrebbe consentire nel piano delle opere pubbliche triennale di approcciare, come dire, di risolvere. Seconda questione sulle persone riguarda il consumo di territorio. Noi dobbiamo interrompere questa cosa. Io non credo che sia ideologico il concetto del consumo zero. Io penso però che noi dobbiamo, come dire, smetterla di chiamare Arese Città Verde quando negli ultimi 10 anni abbiamo perso 9,5 punti di territorio consumato, dati dalla regione Lombardia, non del sottoscritto, il che vuol dire che non è aumentata di 10% la popolazione. È del tutto evidente che dobbiamo, come si realizzano eventuali entrate, se serve, si fa sulle aree dismesse, cioè si ragiona delle aree dismesse, ma bisogna bloccare il consumo di aree vuote. Terza questione, io penso che in una situazione di crisi bisogna intervenire sulle persone in difficoltà. Noi non possiamo cambiare le aliquote, noi possiamo però aumentare le fasce di esenzione da un lato e intervenire sul fronte dell'offerta dei servizi per coloro i quali non hanno, perdono il posto di lavoro. Questo è un dovere per una pubblica amministrazione, perché soprattutto penso ai servizi, penso a quelli scolastici, non è ammissibile che le difficoltà dei genitori ricadano in maniera pesante per esempio sui bambini. Noi dobbiamo intervenire su quel fronte, credo che da questo punto di vista le risorse ci siano, certamente per la prima questione innanzitutto. Grazie. Allora, per quanto riguarda le tre priorità, non le abbiamo decisi noi, le ha decisi la gente, noi abbiamo sentito i cittadini, abbiamo cercato di capire le loro esigenze e quindi da questi dati è emerso che comunque uno dei primi posti che poi chiaramente per noi diventa una priorità è la scuola. La scuola, l'ambiente e il sociale. Scuola, la ristrutturazione dei plessi scolastici, sappiamo tutti che dobbiamo intervenire velocemente e quindi questa è la nostra priorità. Per quanto riguarda invece l'istruzione, noi vogliamo che Arese rimanga l'eccellenza che è stata fino adesso e che comunque può essere sempre ancora migliorata. Quindi noi siamo disposti a finanziare progetti qualificanti che aumentino ancora l'eccellenza che è già presente sul nostro territorio. Per quanto riguarda invece il sociale, noi tutti i giorni leggiamo appunto che c'è qualcuno che si è suicidato. Io penso che in un paese civile come l'Italia non debba succedere. Io penso che una persona prima di suicidarsi debba rivolgersi al proprio sindaco e il sindaco ha il dovere di istituire un fondo sociale per aiutare in questo caso le persone. E quindi comunque vogliamo anche istituire un fondo sociale proprio per venire incontro alle esigenze di queste persone. Per quanto riguarda le nuove povertà, anche lì bisogna chiaramente dare una mano a chi è in difficoltà e anche noi vogliamo aumentare le detrazioni per quanto riguarda sia l'IMU che anche la tassa rifiuti. Invece per quanto riguarda l'ambiente, noi pensiamo che l'ambiente, il rispetto per l'ambiente e per la natura deve partire dalle scuole, quindi l'educazione ambientale che costa nulla, tanto per essere chiaro, quindi a costo zero. E poi chiaramente noi vogliamo che Arese rimanga la città verde e il verde che rimanga la qualità caratterizzante della città. Per quanto riguarda invece il vandalismo, noi vogliamo dire finalmente stop al vandalismo e quindi anche per la sicurezza le telecamere che sono già installate vanno ampliate. Quando si parla di poche risorse, questo in parte è vero perché i trasferimenti da Roma sono sempre meno, però proprio per questo va razionalizzato al massimo quello che c'è già e quindi non possiamo dire che non ci sono soldi, bisogna appunto gestirli in modo migliore e soprattutto destinarli alle cose che sembrano più importanti per il bene della comunità. Infine il trasporto. Il trasporto è sicuramente una cosa che va rivista, bisogna istituire un trasporto pubblico che almeno colleghi le stazioni ferroviarie e anche il metro di Rio Piero. Io vorrei fare un cambio completo di prospettiva. Io credo che le priorità non debbano essere dette o dettate dal primo cittadino della città.
Le priorità sono quelle che diranno i cittadini. Per quanto mi riguarda potrei cominciare a parlare anch'io di scuola, anch'io ho avuto un figlio sotto il tetto di Col di Lana che è crollato durante il terremoto. Possiamo parlare di rifiuti, possiamo parlare di rifiuti che potrebbero essere trattate come risorse, potremmo parlare di urbanistica, siamo tutti circondati da gru, da cantieri, da cemento, possiamo parlare di mobilità, ce la facciamo a risolvere questo problema dell'isolamento cronico della nostra città, i nostri figli per andare all'università a Milano, per muoversi anche noi, per andare a lavorare, abbiamo dei problemi. Questi sono tutti importanti, sono tutti prioritari se vogliamo, ma lo stabilisce la città. Per me il cambio di prospettiva è che se voi votate il movimento, voi entrate con me nel comune, nel municipio. Siete voi che comincerete a decidere e a dare le priorità. Quindi la trasparenza è l'unico, primo e essenziale punto di partenza per una vera democrazia partecipata, per una vera collaborazione tra città e istituzioni, per stringere di nuovo il legame che si è spezzato fra il comune e i suoi cittadini che rappresenta. Quindi la città non deve più sentirsi esclusa dalle scelte che lo riguardano. Vi ho raccontato prima il discorso della DP, non deve più succedere. La piazza che non piace a nessuno. Quindi sarebbe stato bello saperlo prima e non doverla subire. C'è stato un piccolo incontro. Signori, la piazza è questa. C'è la possibilità di discutere? No. Le cose vanno discusse prima, insieme. Questa è la mia priorità. Grazie.